20 novembre 1972. Muore Ennio Flaiano, scrittore, sceneggiatore e giornalista, umorista caustico e pungente. Dal 1943 inizia a collaborare con registi del calibro di Fellini, Blasetti, Monicelli e Antonioni. Ma fu soprattutto lo sceneggiatore preferito di Fellini. Alla migliore sceneggiatura, a Pinelli, Flaiano, Rondi e Fellini naturalmente, per 8,5. Al cinema e alla città di Roma lo legherà per sempre un rapporto di amore e odio. Ha l'intelligenza e la sensibilità di comprendere i processi politici, sociali e di costume in corso e prevedere scenari futuri. Fra 30 anni l'Italia non sarà come l'avranno fatta i governi, ma come l'avrà fatta la TV. Sulla targa posta davanti alla sua casa a Montesacro è scritto: «Qui visse Ennio Flaiano, con i piedi fortemente poggiati sulle nuvole». D'Annunzio e Flaiano, due scrittori diversissimi e lontani, ma entrambi legati nel più profondo del loro essere all'Abruzzo, alla loro terra antica e pura, con un amore che non hanno mai tradito. Questi sono appunti su vecchie e nuove immagini di Pescara, soprattutto sulla casa di D'Annunzio, così come me la ricordo io, memorie un po' lontane. Vediamo. Era di stile borghese borbonico, molto sobrio, a due piani. Sul balcone estremo di destra, guardando la facciata, ho visto talvolta seduta nei tardi pomeriggi la madre del poeta. Io ero bambino, mia madre me la indicava: guarda, donna Luisa, una vecchia dal volto nobile, bianca e infelice, dicevano, per la lontananza del figlio. Chi è nato dopo il 1930 non può ricordare né la vecchia casa né la piazza. Bella e calma piazza paesana, con due enormi alberi nel mezzo, il terrapieno per la banda, ora distrutti. Struggente nelle sere d'estate, come me la ricordo, in cui tutti vi si attardavano per il passeggio. I negozi non avevano orari da rispettare, chiudevano quando volevano. I proprietari e clienti molte volte sedevano sulle porte a prendere il fresco fino a tardi nella notte. Non credo che D'Annunzio riconoscerebbe oggi la sua vecchia piazza Garibaldi. Stento a riconoscerla anch'io, anzi direi che non voglio riconoscerla. C'è qualcosa di troppo mutato che me la fa diventare estranea. E questa è un'altra immagine della piazza, così antica che nemmeno io riesco a collocarla. Ah, questo era il forno di mio zio Vincenzo, il forno di Flaiano, che veniva dal forno di Flaiano l'odore del pane fresco nella novella della Pescara. Quell'odore l'ho ancora nel naso. Ennio Flaiano da ragazzo sognava un'attività in cui contasse l'abilità manuale, il rilegatore di libri, il falegname o il pittore. Nel 1922 viene a Roma e il contatto con questa città gli fa scoprire la sua vocazione satirica. Prima come giornalista e scrittore, più tardi anche come sceneggiatore, Flaiano trova nella satira il riscatto, la terapia che gli consente di accettare la realtà gretta del fascismo e nel dopoguerra il progressivo oscurarsi della speranza di un modo di vivere migliore. Alla migliore sceneggiatura, a Pinelli, Flaiano, Rondi e Fellini naturalmente, per 8,5. Ecco, Flaiano, Rondi, Pinelli e Federico Fellini. Signori, attenzione, perché questi stessi signori, o perlomeno due di loro, devono ritirare anche il premio, il nastro d'argento, per il miglior soggetto originale, Fellini e Flaiano. Altro nastro. Sulla personalità di Flaiano, Roma ha avuto un'importanza, per usare le sue parole, catastrofica. A un giovane che certamente portava dal suo Abruzzo i segni di una civiltà contadina con i suoi valori morali, Roma offriva contemporaneamente il senso della libertà e il disagio di una ribalta troppo illuminata e fragorosa.
Finita la guerra, lentamente riprende il gusto per la vita. Flaiano ogni mattina arriva a Via Veneto attraversando a piedi Villa Borghese. Sa con certezza che troverà gli amici alla libreria Rossetti. Flaiano veniva spessissimo anche. Ed era molto molto divertente, aveva sempre delle battute straordinarie su tutto quello che poteva succedere a Roma. E ricordo anzi che un giorno venne qui e vide un libro di Proust molto interessante, ma che costava 20 lire. E allora disse a mio padre: senti Rossetti, mettimi in conto 100 lire e il resto mangia. Ma mangia cosa, scusa? Dice: no, mangio io, però non ti preoccupare che poi il conto te lo pagherò. Via Veneto ha ancora una dimensione paesana. Brancati va in bicicletta, dalla strada si vede soldati dentro un negozio di barbiere. C'è profumo di brioche, si può prendere senza affanno l'aperitivo. Ma ecco come alla fine degli anni 50 gli stessi luoghi sono visti da Flaiano. Come può cambiare una strada? Ora che sta arrivando l'estate salta agli occhi che questa non è più una strada ma una spiaggia. I caffè che straripano sui marciapiedi hanno ognuno un tipo diverso di ombrellone per i loro tavoli, come gli stabilimenti balneari di Ostia. Le automobili scivolano come gondole a teatro a brevi scossoni e il pubblico prende il fresco, si muove su e giù con l'indolenza delle alghe e la falsa sicurezza dei coristi. Anche le conversazioni sono balneari, barocche, scherzose e si riferiscono a una realtà esclusivamente gastrosessuale. È proprio questa società da caffè a dare lo spunto a Flaiano, Fellini e Pinelli per la sceneggiatura della Dolce Vita. Il successo del film ha segnato la fine della celebre strada e forse di un'epoca della vita romana. Di tutti gli amici scomparsi è quello che è meno scomparso di tutti, se ti rifletti, perché continuamente c'è il desiderio di commentare con lui qualche cosa, come si sarebbe riso su una certa cosa o come ci sarebbe esageratamente spaventati su un'altra, insomma. Da quel miscuglio di complicità, di solidarietà, di permalosità, anche l'amicizia inteso come rapporto d'amanti, quindi tra me e Ennio ci sono state delle interruzioni nel nostro rapporto d'amicizia durate anni per un equivoco ridicolo. 1950, con Luci del Varietà Flaiano diventa lo sceneggiatore privilegiato di Fellini. È l'inizio di una intensa ma anche travagliata amicizia che continuerà con Lo Sceicco Bianco, I Vitelloni, La Strada, Otto e Mezzo e tanti altri film ancora che saranno le testimonianze più belle degli anni 50 e 60. Ed in Italia ci sono due registi per me, uno è Fellini e l'altro Antonioni, ma il guaio comincia che qui, che Antonioni va verso la fotografia e Fellini verso l'abbigliamento. Da un punto di vista realizzativo, La Notte è stato un film molto difficile. Credo che Antonioni viva soltanto nelle difficoltà. Lui è come certi pesci che vivono soltanto a profondità abissali. Lui, anzi, se non ci sono, le crea, perché credo che sia un incentivo alla sua immaginazione. Sì, sto cercando lo zucchero che è rimasto sul fondo della tazzina di caffè e me lo voglio proprio gustare. Sono seduto al tavolo dove abitualmente sedeva Ennio Flaiano, Caffè Rosati a Roma, dove lui veniva a prendere il caffè. E questo gesto io lo facevo in una commedia di Flaiano che io ho interpretato, la conversazione è continuamente interrotta, nel 1971 a Spoleto. Durante le prove io per la prima volta feci questo gesto, andare a cercare sul fondo lo zucchero, e Flaiano qualche giorno dopo molto timidamente mi disse che era un gesto che lui abitualmente faceva dopo aver bevuto il caffè. Ecco, questa piccola cosa mi emozionò molto e tuttora nel ricordo mi commuove. Prima della Dolce Vita, cioè prima che Fellini con la Dolce Vita distruggesse definitivamente Via Veneto, si riunivano al Caffè Rosati quelli che fin da allora venivano chiamati i radicali, o più precisamente gli amici del mondo intorno a Pannunzio e al suo giornale. E naturalmente uno dei profeti più ascoltati, con maggior reverenza
e diletto era Flaiano, magna pars di questa conventicola. Noi eravamo 25enni, io, Carlo Mazzarella, Zavoli, altri che poi in televisione sono diventati giornalisti, autori di inchieste e altre cose, e proprio pendevamo dalle sue labbra. Vediamoci questa piccola America. La tazza naturalmente vedrà. Qui si ride in fondo, il riso è fatto da una specie di tre cantoni, in cui uno è l'attore di Cane Camera, un altro è lo spettatore dell'attore, un altro siamo noi. E in fondo noi ridiamo di quello spettatore, perché anche noi ci mettiamo nei suoi panni, probabilmente reagiremo così. Arriva il 68, all'orizzonte si intravedono gli anni di piombo. Flaiano si rifugia ancora una volta nella letteratura, scrive per il teatro e viaggia molto. Parigi, Beirut, Bombay, Hong Kong, Canada. E proprio qui, nel 1971, un anno prima della morte, realizza un lungo documentario per la televisione. Ah, oh, come lunga fare una barca con gli appunti. Gli appunti che restano e che ormai sono inutilizzabili. Appunti su persone, su cose viste appena di sfuggita e che meritavano di essere riprese, forse. Che conoscevamo del Canada sino a 20 anni fa? Le cascate del Niagara, la febbre dell'oro, Rose Marie, le giubbe rosse della polizia a cavallo, l'ultimo dei Moicani. Insomma, una quantità di simboli avventurosi e romantici che evocano un mondo quasi irraggiungibile. La nostra troupe italiana attraversa la strada all'italiana. Oggi è pieno anche di italiani il Canada, soltanto a Montréal 200.000. Nei dintorni cominciano a sorgere moderni villaggi residenziali italiani. Ma il distacco dalla terra d'origine non è stato facile, specie oggi, in tempi di astrologia e di incertezza. E rieccoci alla Basilica, al nostro San Pietro in miniatura, alla piccola copia berniniana del secolo scorso. Qui gli apostoli e il loro maestro hanno visto i giardinieri comunali scrivere coi fiori una parola che loro conoscevano, ma non in inglese. Love, amore. Roma è sempre al centro dell'interesse di Flaiano, che ne conosce ogni piega, ogni segreto, ogni vizio, la dolce Roma che mischia i destini in un giro materno e implacabile, una città in cui anche la novità più sconvolgente poco dopo è acquisita nel paesaggio, non dà più alcuna sorpresa, come capita al marziano protagonista di un racconto del 1956 pubblicato sul Diario Notturno, che è l'incunabolo della più conosciuta e discussa commedia di Flaiano. Marziano a Roma, bello o brutto che sia stato, ha comunque avuto il merito di far inventare a Flaiano questa battuta straordinaria, che da sola vale, non so, 10 commedie. L'insuccesso mi ha dato alla testa, è diventato un proverbio. Flaiano era stato collaboratore del Corriere negli anni di Missiroli, ma aveva poi, preso dalle cure del cinema, abbandonato il giornalismo attivo alla terza pagina del Corriere. Devo dire che una delle battaglie che combattei più volentieri, con più passione e impegno, fu quella di riportare Flaiano al Corriere. E devo dire che fra i ricordi di un direttore sempre rimasto fedele alla sua missione di giornalista, quello di avere potuto riattivare la collaborazione di Flaiano rimane uno dei pochi titoli che potrebbe indurmi all'immodestia.
Lo scrittore Ennio Flaiano è morto oggi in una clinica romana dove era stato ricoverato 3 giorni fa. Flaiano era nato a Pescara 62 anni fa, è il controfiglio dello scrittore scomparso di Luciano Luisi. La scomparsa di Ennio Flaiano priva la letteratura italiana di uno scrittore che aveva portato l'ironia e il grottesco alla più alta e felice espressione. Sono queste le qualità per le quali aveva vinto con il volume Le ombre bianche, una raccolta di Elzevir, racconti e moralità, l'ultimo premio Estense per il giornalismo, e alla cerimonia di quella premiazione si riferiscono queste immagini. Era un uomo riservato, schivo, eppure, grazie alla larga stima di cui godeva, anche il suo debutto letterario era venuto con un grande riconoscimento. 25 anni fa, la prima edizione dello Strega toccò al suo romanzo Tempo d'uccidere, cui seguì nel 56 Diario notturno e nel 59 Una in una notte. E ancora bisogna ricordare di lui il vasto lavoro di sceneggiatore cinematografico che, se lo sottrasse in parte alla letteratura, ha legato il suo nome a film che sono entrati nella storia del cinema, e basterebbe citare quelli di Fellini. Ma ciò che non dimenticheranno i suoi amici, ed erano quasi tutti gli uomini che contano nell'ambito della cultura, è l'arguzia del conversatore, che sotto un apparente gioco verbale, nel gusto ironico della battuta, giungeva al cuore delle cose, accogliere e stigmatizzare le debolezze e i vizi della società, con il distacco proprio di chi sa guardare la vita con la certezza che tutto in lei è effimero e fuggevole. Io sono convinto invece che il giornalismo e la letteratura non hanno confini, praticamente hanno un territorio comune che è quella la vita dell'uomo e che su quella si esercitano tutti e due. Per quello che mi riguarda, se dovessi dare una definizione, credo che tu me la chieda, su chi io sia, se giornalista o scrittore, io ti risponderò, vorrei essere un cronista. Ci può avere una grappa, per favore? Allora due, già che ci siamo.